Dici, bro. Siamo in Elite League. Capitano Luca Lecce. Capitano Luca ancora di fronte per il match tra Ajax e The Kid De Baretti, che alle ore 17:30 deve per forza fischiare, mentre gli Aimt sull'altro campo con Enrico Bovier stanno conducendo sulla macchina 4-1 in Major League, riaprendo tutti i giochi per quanto riguarda la zona alta della classifica. Qui invece per la zona alta dell'Elite League si gioca appunto Ajax Equipe De Baretti, con l'Ajax che per adesso sta giocando in inferiorità numerica perché Loreto è disperso e De Vivo alza. Doverosamente l'Ajax in campo è la squadra con meno partite giocate in Elite League, non poteva riposare nella domenica in cui si gioca la metà delle partite del programma sbordoniano in vista della gara di Serie A Napoli-Milan alle ore 20:45. E allora l'equipe deve recuperare più partite, solamente due partite giocate per entrambe le compagini in campo, che nonostante le tante assenze si ritrovano di fronte. Tre punti entrambe le compagini, una vinta e una persa nelle prime due partite. Seguiamo Castaldo, sinistro, che accomoda tra le mani D'Urso. E allora non c'è Mancio per l'equipe che ha la febbre, non c'è Cianciulli, non c'è Sasi Tedesco, c'è D'Urso comunque in porta, al centro nuovo acquisto, a destra Antonio Abatiello, a sinistra Estevao, centrocampo a tre con Jenny Abatiello, Ancona e un altro acquisto, quello dietro si chiama D'Angelo, a centrocampo invece l'ho già dimenticato, Luca Evangelista, il terminale offensivo. Ajax si attende Loreto, per adesso Cardone in porta perché sono assenti i fratelli Andretta, è assente Prisco, è assente Iacolare, Evangelista entra in area, mette dentro, chiude Castaldo, dunque Cardone in porta e una difesa con Palmentieri, Lecce e credo Castaldo, un centrocampo a due con Jenny Hotel e Dauria, in avanti De Vivo, arriva anche l'ultimo acquisto di Baretti che aveva fatto anche tardi anche lui, intanto Evangelista per il destro sull'esterno della rete del nuovo acquisto in maglia nera. Elia Capissi ha tirato sul fondo per l'equipe di Baretti, assente anche Autieri che condivide la fascia con Ugo Ancona e che non ha ancora disputato presenze in questa stagione, non è nemmeno venuto ad accompagnare i suoi, assente Muzzico per l'Ajax e lì a bordo campo a fianco a Gianni Perla, credo sia infortunato, quindi veramente tantissimi assenti da una parte e dall'altra, con le due squadre appunto che dovevano per forza recuperare questo match. Vediamo un po' come andrà a finire. Sbaglia la rimessa Lecce, mani di Estevao per Ugo che alza un pallone fondo. Cardone sulla seconda linea, c'è fallo di Elia. Castaldo, Lecce muove, Dauria, ancora Lecce, palla dentro deviazione, D'Urso, Patinelli. Sale Antonio Abatiello, affida a Elia che va da D'Angelo. Possesso per Estevao. Sale D'Angelo e va da Antonio Abatiello, ritmo molto blando per adesso, non forza l'equipe, quasi per attendere che l'avversario raggiunga la parità numerica, mentre Ugo, pietone di Castaldo, ancora Ugo. Angolo, c'è un cross, rimessa, no,
mani di Antonio, anzi di Genia Batello per il fratello Antonio, scambiano, cross deviato, a occhio ad Ugo, sistema per Evangelista, suola, cross Cardone, poi Elia in aria, tocca fuori, mette un piede Jenny Hotel, poi Estevao, manovra che continua con Evangelista che cerca la sponda, 1-2, calcia, arriva a Batello fuori. Castaldo, punta la porta, va in porta, parata a due pugni di D'Urso. Castaldo, non c'è tocco di braccio di Estevao, protesta Castaldo, si lancia in avanti Napoletano, ignorato, arrivato Loreto in macchina, però mi sa che dovrà ancora cambiarsi, quindi ne avrà ancora di tempo da giocare in inferiorità numerica la squadra di Lucarecce. Il sinistro schiacciato di Elia, fondo. Dauria. Hotel. Palmentieri. Hotel. Giro palla a 4 in questo momento della squadra in casacca gialla. Castaldo la mantiene per tantissimo tempo. Ancora Jenny Hotel. Castaldo. C'è fallo. Il suo ingresso anche De Maria al posto di D'Angelo, si mette ultimo uomo. C'è un cross Cardone. Primo tempo sull'altro campo. Gli Aimt conducono contro la macchina in Major League. Hotel mantiene il possesso. Castaldo 1-2 con Dauria e lunga. Mani di Estevao a Batello. Pallone qua verso Estevao. Si allunga un po'. Chiuso Castaldo. Finta sinistro che viene raccolto da De Vivo. Dauria ripoggia a Castaldo, finta il destro, cerca spazio, va da Dauria, parte un pallone, occhio palo esterno De Vivo. Sfera il primo gol in Elite dopo che ne ha siglati 4 in Under League. Palla ad Ancona. Fallo su di lui. Ancona, tocca la sfera, Estevao, punta ad Auria, rimane là, torna dietro, risbuca il sole sul centro sportivo San Rocco, giro palla per i ragazzi dell'equipe De Baretti, pizzicato e punizione su Elia. Rincorsa per Elia, sbatte sul muro, Ancona gira, Cardone blocca. Jenny, ma di là ha segnato di nuovo Boverra? Eh sì, stanno anche vincendo gli Aimt sulla macchina, mentre qua l'Ajax gestisce malissimo il possesso. Bravissimo Lecce comunque a chiudere. A Batello. Cerca un pallone sul secondo palo che non arriva ad Auria e arriva Evangelista che gira in porta, Cardone col piedone fa una gran parata mantenendo il risultato sullo 0-0. Ancora crossa. Muso di Hotel, De Vivo. Jenny mantiene il possesso, va da Elia. Crossa sul secondo, ancora al volo, paratona di Cardone. È arrivato Loreto, serve solamente una casacca e poi puoi entrare quando vuoi, mentre Ancona prova a cercare spazio. Angolo. Allora, è arrivato Loreto, non cambia mai il parziale in sua assenza. Dopo
12 minuti e 0-0 tra Ajax ed equipe. Adesso l'Ajax è in 8 uomini. Cross a giro, Cardone smanaccia. Otel allontana. Petto di De Maria. Ancora rigira il pallone nell'area. Cardone. Serve Palmentieri. Che prova a scendere su Antonio, che chiude bene. Battuta a palla Jenny Otel. Che prova in porta sul fondo, corteggiato al Wimbledon per tutta la parte iniziale del torneo, non ha mai però accettato l'offerta, lui che è stato allontanato dal gruppo del Chiaki Naviglia e di Amedeo Palumbo nel nuovo Napoli, non confermato in rosa dopo l'esperienza ai Compton. Non è tornato alla corte di Emanuele Esposito, anzi di Gianni Imperatore, e che corriente all'Italia. È ancora senza squadra. Per adesso la sua prima presenza la fa con l'Ajax. Palla centrale, petto di Loreto, primo pallone toccato nella sua partita. Dauria. Castaldo. Pennella per Palmentieri, il coscione per Otel. Ancora Palmentieri, ritorna dietro al campo. La Lecce fa pallone in avanti, recuperano i baretti. Spinge Jenny Abatiello, occhio a Evangelista largo. Abatiello per Evangelista, la sponda. Elia, schiaccia. Castaldo cerca un varco centrale, lì ci mette fuori. Ancora Castaldo, cerca una palla, un traversone, fondo. Ancora D'Angelo muore questo pallone per l'equipe. De Maria. Dentro per Ancona. Poi arriva Elia con tunnel su Palmentieri. Doppio passo. E palla verso Antonio Abatiello. Di là per Estevao. C'è il taglio di Elia. Ma la palla finisce tra le mani del portiere dell'Ajax. 0-0 sempre. Tra queste due squadre a pari punti in Elite League con le stesse partite giocate, solamente due. Fallo su De Maria. Abatiello, D'Angelo, apre, lunga. Tu ci sei? Otel. Nessuno si sbilancia in questa prima fase. Occhio a Castaldo che si sgancia, sbatte su D'Urso. Occasionissima e improvvisa per l'Ajax. Vaggio Elia, punizione. D'Angelo a giro in porta, piede di Dauria, uscita di Castaldo. Doppio passo su Ancona, sposta, va giù, punizione. Castaldo prova in porta. Poi Otel appostato lì, parata di D'Urso, rimessa. Le occasioni più pericolose in questo momento del match sono dell'Ajax. Nella prima parte una parata di Cardone ha evitato la rete di Ugo Ancona. In questo momento l'equilibrio si mantiene sullo 0-0. Ancona, D'Angelo, di qua, subisce un fallo ma si continua. Estevao carica tutto verso Antonio Abatiello, controlla, rimescola, Dauri allontana. Jenny mette giù un gran pallone, insiste sulla corsia del fratello, rimessa. Ancora Jenny, piedone di Luca Lecce sulla sfera ma passa Abatiello. La rimessa è dell'Ajax, il Palmentieri che andrà a battere. Castaldo col gambone,
riesce a saltare l'avversario, toccare qua verso Dauria, che nasconde la sfera, la pizzica Jenny, rimessa. Mani dentro l'area, Antonio riesce ad anticipare Castaldo, la palla finisce a D'Urso. Mano sinistra e palla su da Loreto, che di testa appoggia fuori. Antonio riesce a darla al compagno Elia, che crossa dove non c'è nessuno dei suoi compagni, però postato al limite. Palmentieri disegna questa palla per Dauria, che improvvisamente sprinta alle spalle di Estevao, riesce a mettere il corpo avanti, resistere alla carica. C'è una mano di Estevao, punizione. C'erano almeno due falli prima su Estevao, che continua a caricare sull'avversario, alla fine colpisce il pallone con la mano in caduta, punizione. Occhio a Castaldo e i calci di punizione che derivano dal suo sinistro, attaccano tutti l'aria, palla dentro. Messa fuori e allora ancora rimessa laterale. Castaldo con le mani dentro, Palmentieri va a calciare, la palla viene schermata e poi ripartenza con l'equipe che affida la palla a Elia, sinistro fondo. E allora, impatto sulla mano di Ancona nell'area di rigore dei Baretti, ma il braccio era ancora chiuso quando ha impattato il braccio sinistro, credo, sul pallone. Poi si apre, però non ha impattato dopo. Quindi non concesso il penalty per l'Ajax. Si riprende la rimessa al fondo, Palmentieri guida, Castaldo chiude il triangolo, De Vivo di testa, gliela ridà. Poi Estevao di testa, ancora per Ancona. Otel, Dauria, Otel, si muovono le casacche gialle, Otel per Dauria ancora, ancora Angelo, buono il destro sinistro, Otel, di nuovo Castaldo, palleggio, mantiene il possesso, Stevao incollato su di lui, anzi Antonio Abatiello. Un Castaldo che prova comunque a ruotare, la rimessa è sua, la sposta Ancona e cambi. Battuta, De Vivo. Aia, qua cadono Palmentieri e Elia. Rimessa equip, ritmo che non è mai decollato. Occhio a questo errore di De Maria, con Otel che ruba, va in porta e infila in rete il vantaggio dell'Ajax. Primo gol in questa 22esima edizione per Jenny Otel. E 1-0 per la squadra di Lecce, a sorpresa. Resiste all'urto di giocare con l'inferiorità numerica per 12 minuti abbondanti. E poi colpisce praticamente quando ormai siamo alla chiusura del primo tempo, perché siamo al 24esimo. Evangelista. Abatillo. Cuba Lecce. Poi sassata dalle retrovie altissima di D'Angelo. Palmentieri. Lecce. D'Angelo scherma. Elia, Lecce a due piedi, si arrabbia ma è fallo, C'è il fischio, c'è il tocco, c'è il tiro di Jenny. Castaldo. La porta su. Otel nel mezzo, affida a De Vivo, 1-2, poi ritorna dietro. Lecce infila questo pallone a Otel, grande azione della squadra in casacca, con De Vivo che comunque due tocchi si sta inserendo bene nel meccanismo di una squadra da lui sconosciuta in una lega in cui non ha mai giocato, perché per adesso è un esordiente in Under League. Prova D'Angelo, fuori. Castaldo.
dentro al campo con lo scambio a Hotel e il pallone a Palmentieri che non era salito come linea. Rimessa. Ruba Palmentieri, prezioso nella stagione passata col City di Luca Lecce. In questa stagione non era mai apparso nella distinta dell'Ajax, è la prima volta alla terza uscita della squadra del capitano Lecce. Dauria cerca De Vivo ma è una palla troppo larga, battuta da Estevao questa palla. D'Angelo, si ritorna a Jenny, deviazione di Hotel, testa di Loreto e rimessa. Primo tempo, dice Mignone, 1-0 Ajax sull'equipe de Baretti in questo appuntamento di recupero dell'Elite League. Si sono risistemate in campo le due squadre, vantaggio Ajax, rincorsa di Castaldo, sinistro che gira e sfiora l'incrocio dei pali difeso da D'Urso. Sempre pericolosissime le conclusioni di Lorenzo Castaldo su battuta diretta o su piazzati vari. Pressione su Jenny Abatello. Estevao per D'Angelo, dentro questo pallone recuperato da Dauria che lo porta su a De Vivo. Mani di Castaldo, lascia l'incarico a D'Angelo. 1-2, palleggio e poi rotola giù Hotel, punizione. Castaldo, sinistro che scende, D'Urso alza in corner. De Vivo, crossa, sale in cielo Castaldo. Di là tanti gol, la macchina credo di aver perso il conto, ma credo che la macchina abbia riaperto seriamente il match, che stava perdendo di 3 reti. Angolo per De Vivo, crossa Dauria di spalla, non la tocca Batillo, la tocca Dauria, fondo battuto, timido occhio perché Hotel già in pressione. Antonio lungo linea, c'è il piedone di Palmentieri che poi sale, gioca dentro al campo per Castaldo, sceglie un pallone verso il compagno, esce fuori al campo. Pareggiato la macchina sull'altro campo contro gli AM. 5-5. Partitissima sull'altro campo mentre ancora va giù, punizione. Caccia Genia Batiello, mette il piede, Dauria e palla che viene spinta fuori. Dauria allarga a Palmentieri, arriva Antonio, lo ferma e rimette il pallone su, punizione. Loreto chiude, chiedono un tocco di mano ma il pallone gli ha colpito in faccia, mi sa. La macchina addirittura ribalta la Imt, è in vantaggio ora la squadra di Cafiero contro quella di Bovier. Castaldo prova a chiudere questo triangolo, Antonio la ritrova, la serve al fratello Jenny. Si prende tutto il campo e va in porta, fuori. Palmentieri, Hotel. Tutta dentro, Stevao chiude. Poi De Vivo che la ruba. Temporeggia e Stevao la riprende. Dentro le maglie gialle, 3 volte. Abatiello, Evangelista, sguardo verso la porta, affronta Lecce, si allarga dentro con questo pallone, Dauria recupera, cerca e trova Castaldo che va in porta, traversa piena pazzesca, mamma che tiro, sale e scende un arcobaleno che si stampa sull'ennesimo legno preso allo sbordone League per Lorenzo Castaldo.
Ancona, piede di Castaldo, poi Ugo torna tutto da De Maria. Antonio Genni arriva di vivo, impatta sull'uomo. Genni fa il giro, affida a Estevao, scatta a sinistra, Castaldo su di lui, De Vivo mette un piede, ancora Estevao, poi in affanno adesso e palla De Maria, ultimo uomo con finta, pesante il suo errore sul controllo che poi ha portato alla rete. Genni Hotel che ora va a recuperare questo gol davanti alla difesa. Antonio, ancora Hotel, lotta contro due tre avversari, conquista fallo. Si arrabbiano i ragazzi e l'equipe. La macchina credo abbia vinto il match contro Yaimt, clamorosamente direi, 6-5 dopo il 4-1 come parziale. Non c'è la chiamata della distanza su questa punizione, Castaldo in porta, attento D'Urso. Ci ha messo tanto tempo a decidere se chiamare la distanza o meno, alla fine ha tirato in porta. Estevao, Genni e Batillo. Castaldo contro due maglie nere. Passa lui, sfonda sul terzo. Va giù e punizione. Avanti portiere. E allora va lui in porta. Castaldo, D'Urso rimane lì. Il rinvio di De Maria. E poi prova a lanciarsi D'Angelo, Palmentieri col tacco, D'Angelo insiste, fallo di Palmentieri. Abbatiello sul piede di Dauria. Ancora Genni. D'Urso per De Maria. Salta secco l'avversario. Ancona. Alta. Petto di Antonio Lecce per Palmentieri, alza tutta, De Maria di petto, sgonfia la sfera ma concede, rimessa laterale. Castaldo, Hotel, protegge, ruleta, De Vivo, col destro angolo. Grande azione personale di Genni Hotel, sta facendo una grandissima partita di qualità e sostanza di fronte alla squadra di capitano Cancona. Crossa De Vivo, impatta De Maria. Stanno tutti di là. Dauria scende, va giù, punizione. Castaldo, sinistro. E occhio, anche questa non male. Estevao, Antonio, Genni pressato da Lecce che ruba questo pallone. Occhio a Luca, infila questo pallone per De Vivo, clamoroso. De Vivo sbatte su D'Urso e si prende le bestemmie del capitano della sua squadra che stava portando a casa un assist pazzesco. E occhio al contropiede dell'equipe De Baretti, c'è un tunnel di Elia che prova a entrare in aria, poi non c'è nulla. Genni Abbatiello riprende questo possesso. Fallo di Loreto al limite su Evangelista. Questa punizione, Evangelista, 4 in barriera sul muro, ribattuta, rete, passa sotto, Evangelista fa 1-1 sulla ribattuta della calcio punizione. Trova poi lo spiraglio per mettere alle spalle di Cardone, vero, barriera ferma dopo l'impatto, se qualcuno esce impatta per primo, occasionissima sul piede di De Vivo poco prima della punizione dell'1-1. Castaldo sinistro fuori.
C'è fallo poi su Castaldo e c'è un giallo per Estevao. Due in barriera, Castaldo sul punto di battuta. Sinistro, D'Urso a due mani. Mani di Otel. De Vivo viene incontro, poggia fuori. Rimessa battuta, poi succede qualcosa, non ho visto. D'Urso per Estevao. Esce Castaldo e li mette fuori. Rimessa per l'Ajax. Battuta, testa di De Vivo, prolunga. Estevao di testa comoda a D'Urso. E Maria protegge l'arrivo di De Vivo. Pronto laggiù, senza fallo, secondo Mignone, a Batiello. Scelecce. E poi De Maria. Sventaglia, Lecce lì in mezzo, palleggia. Di nuovo De Maria. Di prima intenzione ancora poi per Geni Abbatiello, Evangelista. Elia. Abbatiello. Cambia gioco. Antonio. Lo attende Geni Abbatiello, mette fuori. Cambi. Antonio con le mani, testa di Evangelista, Dauria. Prova a sfondare. Occhio che allunga Castaldo la sua corsa. Mette fuori De Maria. Occhio con le mani l'Ajax. Occhio attacco di De Vivo, la palla più su. Testa di Loreto e palla fuori. Antonio, Geni. Tutta di là per Estevao, arriva Castaldo, Estevao se ne va con una finta e via. Lecce chiude benissimo, intervento sul pallone, poi allunga De Vivo, D'Urso. Ancona, già pressato. Antonio. Geni. Tiro, paratona di Cardone, una mano bellissima. Estevao, occhio Evangelista sul fondo. Aggancia Evangelista il passaggio di Otel. Poi ancora appoggia Luca. Si sta alzando un po' il ritmo della gara, solamente in questa fase del secondo tempo. Adesso i contrasti sono un po' più ruvidi e il giro palla è un po' più forte. Si ritorna De Maria. Riallarga Antonio. Geni protegge sull'arrivo di De Vivo che commette fallo. Elia su questa punizione, credo solo De Vivo in barriera, eh sì, uno solo chiesto a Cardone, vediamo un po', prova la bomba, non lo so, la parata io non ho visto. Lecce, Loreto, Castaldo la fa passare tra le maglie nere, contropiede c'è Dauria, 1-2 con De Vivo, Dauria chiude in qualche modo Antonio. Imbucata con Lecce, anticipato Ancona, si va da Elia, doppio passo, scivolata di Loreto sul pallone, angolo. Cross, a uscire il colpo di testa di Castaldo, Ancona, palleggia, forse manata su De Vivo involontaria. Elia, pizzica Loreto, angolo. Elia morbida, Loreto. D'Angelo. Ancona. Apre qua. D'Antonio. Che sceglie un cross per Evangelista, si coordina. Alta. Cardone per Palmentieri. Un po' di finte, Ancona ruba questo pallone. Evangelista fa una prodezza, Cardone. Poi però arriva ancora Ugo, la porta è vuota. Geni. Abbatiello. Vantaggio equip, se lo fa da solo però il gol
L'Ajax paratissima di Cardone, evitare una situazione di pericolo. Un grosso teso, poi segnano i ragazzi di Ancona. Troppo lenti un po' tutti dopo la respinta del portiere dell'Ajax. Ne approfitta l'equipo che va in vantaggio 2-1, risollevando una partita che si era messa male dopo il gol di Jenny Hotel. Vediamo un po' come finisce questo super match di Elite. Sulla carta era uno scontro tra titani, poi tra chi non è venuto e chi c'è, ha reso questa partita forse meno spettacolare del previsto per la ricerca d'intesa dei nuovi elementi schierato in campo dai due capitani, che solo in questo secondo tempo hanno alzato il ritmo partita. De Maria, Antonio Abatiello, sceglie un cross fuori, Jenny raccoglie, Evangelista si gira, Jenny raccoglie, scivolata di Palmentieri. Antonio con le mani, occhio a De Maria e fa un... si concede un rischio clamoroso. La palla con il velo di Jenny finisce ad Evangelista e poi la mette dentro Jenny Abatiello. 3-1, gli favorisce il rimpallo quella situazione lì. L'equipe raddoppia il vantaggio 3-1. Batte Castaldo, alta. Hotel scende, va giù, senza fallo, spinge il pallone di vivo, rimessa. Castaldo ci riprova da lì, respinta di Durso, angolo. Battuto il... la rimessa, palla dentro, a stop per rinvio di Jenny Abatiello. Thank you, Don. Oh, hai fatto un bicchiere di vino. Perché? Assai. Facciamo mi dava, vabbè. Antonio dentro, arriva Elia, controllo e colpo di testa di Loreto. Triplice fischio di Mignone. Si prende questo match l'equipe de Baretti vincendo 3-1 contro l'Ajax di Luca Lecce. Che Comuzzico e Jenny Abatiello nel post partita tra Ajax e Kip si prendono loro questo match. Francè, era un testa a testa importante, era uno dei big match di Elite. Arrivavate con entrambe le compagini dimezzate per indisponibilità varie, loro vincono 3-1, però una partita che voi avete tenuto in mano per larghi tratti del match. Cosa vuoi raccontarci? Carlo, ti dico la verità, purtroppo siamo stati anche sfortunati, perché loro comunque il terzo gol è stato un gol fortuito, il capitano qui lo può anche dire. E nulla, poi il portiere lo conosco, è una squadra... Ma anche diciamo, il secondo sì. È stato un errore clamoroso. Sì, sì, anche. Però comunque voglio dire, il portiere era un ragazzo giovane, non gli puoi dire nulla, sono ragazzi che ci sono venuti a dare una mano, non te la puoi prendere di certo con loro, anzi ci mancano molte persone, quindi non possiamo fare nulla, anche loro, però la maggior parte della squadra, loro diciamo i pezzi fondamentali c'erano. Quindi non ci possiamo prendere nessun rammarico e dobbiamo andare avanti. E allora, ci vedremo domenica, tra due domeniche, buona Pasqua a Muzzico e famiglia. Andiamo da Jenny che fa altri due gol. Ma quanti gol sei? Cinque gol stagionali in tre partite. In un'equipe che prende Evangelista per fare diciamo la fase, per migliorare la fase offensiva, si devono appoggiare ai tuoi gol. Oggi una partita, secondo me, un po' strana, perché poi voi tecnicamente non meritavamo la vittoria, eravate bravi al di là delle assenze, però quei 15 minuti con la superiorità numerica male, senza segnare gol è stata... No, magari nemmeno i primi 10 minuti, ma il resto fino diciamo al 2-1 malissimo,
quindi non meritavamo nemmeno la vittoria, anzi, quindi non sono soddisfatto della partita. Però se abbiamo vinto, ho fatto due gol, ma della prestazione, al di là dei mancanti, però proprio l'atteggiamento. Non stiamo ancora vedendo i veri equip dei Baretti. No, dopo Pasqua comincerà un nuovo torneo per voi. Eh sì, per forza, perché altrimenti perderemo tutte le partite di questo passo. Dedicate i due gol. A Ludovica fuori. Complimenti a Jenny, complimenti a Ugo. Oh, no, complimenti a tu. Mi trovo con lui. Tutti quanti giocano per divertirsi. Perché questo è un messaggio che sta girando. Questo è un messaggio che sta girando tutte le domeniche. Un'altra cosa, Carlo, abbiamo vinto, ma non abbiamo meritato il risultato. Ma la partita scorsa abbiamo anche perso senza meritare il risultato. Chiudiamo così. Questa battaglia greco-romana che non si finisce. Vediamo fuori. Quanto bello siamo tornati. Senti, ma chi è? Come sono belli? Senti, ma fai tu l'ultimo video? No. No, vai allo stadio tu? No. Ok. Ciao, ma allo stadio. Dopo.